Ligue 1, il PSG fugge, dietro bagarre per l'Europa. Ottimo successo del Metz. Ed alla fine, mini fuga fu. Nonostante l'impegno, infatti, non riesce il miracolo all'Olympique Lyonnais, che al Parco dei Principi cede sotto i colpi di un Paris Saint-Germain meno brillante rispetto alle ultime uscite ma comunque maledettamente cinico, bravo a soffrire ma comunque un pizzico fortunato, come confermano i due autogol, di Marcelo e Morel, NDR, che hanno regalato i tre punti ai parigini. In mezzo, per dovere di cronaca, il rigore fallito da Cavani. Vince senza troppi problemi, invece, il Monaco, che a Luis 2 ha la meglio contro un impotente Strasburgo, dopo la rete di Ronny Lopez, infatti, la neopromossa cede nella ripresa, colpita decisamente dalla doppietta di Radamel Falcao. Importante 0-1, poi, per il Saint-Étienne, a cui basta un rigore di Bamba per battere il Dijon. Occhio ai ragazzi di Garcia. Molto più inaspettato, invece, il trionfo esterno del Girondins de Bordeaux, che ha la meglio in casa di un Tolosa mai facile da affrontare al Municipal. Gli ospiti, che comunque hanno risposto colpo su colpo ai biancoviola, hanno vinto grazie a Malcolm, autore di una bella parabola. Bene anche il Marsiglia, che si sbarazza del Cenerentola Amiens e si mantiene a sola una lunghezza dalla quota europea. Dopo una prima frazione senza reti, NBA a fare doppietta, arrivando a quota 5 reti stagionali. Secondo successo consecutivo, poi, per il Nantes di Claudio Ranieri, che grazie ad un gol di Girotto supera un Caen affatto in crisi, reduce cioè da ben 3 vittorie consecutive. Nonostante l'inizio negativo, i canarini si sono ripresi alla grande e possono sognare qualcosa di più della semplice salvezza. 90 minuti positivi anche per il Nizza, che in casa dell'Arcigno Rennes vincono trascinati ancora una volta da un ritrovato Mario Balotelli, deciso a riconquistare la nazionale a suon di gol. Nelle zone di bassa classifica, non si ferma la crisi dell'OSC Lille, sconfitto nei minuti finali in casa del Guingamp. Nonostante un calciomercato estivo importante, il loco Bielsa sembra lontano dalla quadratura della rosa, non riuscendo più a vincere dopo l'ottimo esordio stagionale. Mattatore dell'ultimo incontro, di Dot, in rete addirittura al minuto 92. A dell'incredibile, invece, il successo esterno del Metz in casa di un ottimo Angers, collettivo che ha impressionato per la solidità tattica. Piti, dopo un inizio anno scioccante, riescono dunque a risollevarsi, conquistando i primi 3 punti stagionali grazie ad un gol Roux. Meno prevedibile, infine, il tonfo casalingo del Troyes, che manca un importante appuntamento per la salvezza perdendo contro il Montpellier, una delle dirette concorrenti alla permanenza in Ligue 1. Fatale, per la neopromossa, il gol di Mendes. Di seguito i finali di giornata. 1709. 21-2.00 Paris SG Lione 2-0. 1709. 17-2.00 Angerme 0-1. 1709. 17-2.00 Rennes Nizza 0-1. . 1709. 15-2.00 Amiens Marsiglia 0-2. 1609. 1609. 22.00 Guingamp Lille 1-0. 1609. 22.00 Nantes Caen 1-0.
1609. 22.00 Troyes Montpellier 01. 1609. 17.00 Monaco Strasburgo 30. 1509. 20.45 Tolosa Bordeaux 01.